Mi ricordo quando ero piccolo, avevo avuto 5, 6, 7 anni, ho scoperto una cosa magica, un gioco così fantastico che non mi sembrava vero. Era un gioco incredibile perché mi dava la possibilità di avere sotto controllo gli altri esseri umani, cioè le persone ubbidivano, rispettavano i miei ordini. Cioè, ma quando mai? Ma dove? Nessuno ti dava retta, eri tu che dovevi sempre ubbidire agli altri. Quindi aver scoperto un gioco super divertente dove gli altri ubbidivano a te, senza che tu dovessi pagare niente, dovevi fare il carino, il bravo, no, fioretti, nulla. Ma se tu facevi questo gioco, gli altri ubbidivano subito. Che gioco era? Era il gioco del vigile urbano. Cioè, praticamente io abitavo in una strada che era il fulcro di una T, cioè uscendo dal mio portone. C'era una strada che arrivava davanti al mio portone, poi dovevano girare a sinistra o a destra o entrare nel mio portone. Io stavo praticamente al piano terra, al piano elevato, e quindi pochi scalini potevo uscire dal portone e mi trovavo nel fulcro di questo incrocio. Quindi io mi sono dotato, mi hanno regalato per Natale, non mi ricordo, un bel elmetto da vigile, una bella banda qua, tipo una cintura che mi attraversava il petto, bianca. Una bella paletta verde e rossa, lo strumento primario di chi dirige il traffico, fischietto. A un certo punto della mia vita da adolescente, io ho diretto il traffico sotto casa mia, ogni qualvolta che era possibile. Tornavo da scuola, dirigevo il traffico. Finivo di fare i compiti, posso andare a dirigere il traffico? Scendevo giù e mi piazzavo lì e vai, rallenta, aspetta, vieni, andavano. Ovviamente questi che passavano erano tutti contenti, si facevano delle risate, ma io neanche lo so. E quindi un passatempo fenomenale. Perché poi di tutti i giochi che tu potevi fare, cioè qua stavi una realtà virtuale proprio esasperata, senza nessuna tecnologia, immerso nella realtà vera, cioè le macchine erano vere, la gente che veniva era vera, fischiavi, era vero. Non era dentro casa tua nella cameretta, era proprio pa! Il massimo assoluto della vita. Posso dire quindi di essere stato nel corpo dei vigili urbani e della Polizia Municipale di Roma nel supportare le esigenze del traffico romano in maniera silenziosa e senza chiedere nulla in cambio. Quello che io dicevo, loro facevano. Facevano rallenta, rallentavano. Dicevo, vieni, vieni, gira, giravano. Ma quando mai? Ma dove? A casa? Coi genitori? Col fratellino, una sorellina? A scuola? Da nessuna parte tu dicevi qualcosa agli altri, proprio senza dire niente, ta, lo facevano.